Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi ci ritroviamo su Stranger of Paradise, dove voglio effettivamente realizzare una piccola guida per quanto riguarda una delle classi, o per meglio dire una delle combo di classi più forti che al momento si trova in gioco, e come farmare velocemente equipaggiamenti e tutto ciò che vi serve per progredire velocemente nella vostra avventura. Ci ritroviamo nella missione Foresta Maligna, più precisamente nella missione secondaria Ricordi Azzurri Inganno Fatale, perché questa missione dovrà essere ripetuta tante e tante volte. Ok, quindi partiamo da questo presupposto. Siamo al livello 500, quindi difficoltà Gilgamesh, ovvero l'ultima difficoltà che è stata introdotta con il nuovo DLC, con per l'appunto protagonista Gilgamesh, ovvero Wanderer of the Rift, dove avremo la possibilità di progredire la nostra storia, quindi progredire un pochettino quello che è il destino di Jack Garland, ma soprattutto avremo modo di conoscere e interagire con Gilgamesh. Per quanto riguarda invece la combo di classi e soprattutto come utilizzare queste classi, ve le farò vedere qui all'interno di questo video. La cosa fondamentale che dovrete fare, ovviamente col farming estremo che bisognerà effettuare all'interno di questa modalità e ovviamente all'interno di questo livello, saranno potenziare il più possibile il baluardo come ovviamente classe, o per meglio dire che ovviamente la classe principale è il distruttore, che poi può diventare barbaro oppure carceriere. Quindi avrete poi successivamente la possibilità di scegliere. Sono entrambe validissime come scelte, però per il momento consiglio di utilizzare il barbaro per il farming, dato che vi permetterà di colpire da un po' più lontano rispetto allo Zantenzuken, che invece dovrete effettuare con il carceriere, che invece consiglierò essere molto molto valido e molto utile contro i boss, perché i boss appunto colpendoli con Zantenzuken avrete la possibilità di veramente fare molti molti danni. Detto questo, le classi che ovviamente dovrete intercambiare saranno quella del ninja, in questo caso impostato però come Jiraiya, in questo caso quindi come variante oscura della classe del ninja, e poi invece il barbaro o carceriere in base alle vostre esigenze. E ovviamente per quanto riguarda le affinità, dovete assolutamente aumentare il più possibile le affinità del barbaro, le affinità del cavaliere oscuro, che tra l'altro io ancora devo migliorare, perché mi servono appunto degli emblemi per effettuare una fusione, che magari vi spiegherò più in là all'interno del video, però principalmente la mia build, tra virgolette, è quasi pronta. Infatti, per quanto riguarda il barbaro, dovrete avere un 400 barra poi 600 addirittura, dato che si sbloccherà anche l'affinità 600, che io ancora non ho sbloccato all'interno del DLC, ma che probabilmente sbloccherò una volta farmato tutto l'equipaggiamento. Il cavaliere oscuro, che deve arrivare al 400 necessariamente, il dragone, che invece deve arrivare al 250 almeno, e poi tutte quante le altre classi dovete, se riuscite ad ottenere delle sinergie, dovete ottenere delle sinergie che aumentino il più possibile la vostra forza. Infatti, come potete vedere, io a forza adesso sono arrivato addirittura a un 160 come complessivo e potenza fisica di 586, proprio perché andremo praticamente a one shottare i nostri avversari. Per quanto riguarda invece la classe del ninja, in questo caso Jiraiya, le uniche affinità che vi servono veramente sono quella del cavaliere del vuoto, che praticamente riduce il consumo del PM delle tecniche, quando ovviamente andremo a buffarci, nel momento in cui andremo ad affrontare i boss, in questo caso, anche se per ora ovviamente non mi serve. E poi, se riuscite, cosa che io ancora non ho fatto, sarebbe ideale trovare una sinergia del mago bianco. Mago bianco almeno del 250%, perché prolunga gli effetti degli status positivi. E cosa ancora più importante, avere almeno un'affinità del 120%,
con l'invocatore. Questa sarà una cosa molto importante per costruire praticamente la nostra build. Anzi, ora se riesco, vediamo se qua abbiamo il mago bianco, e credo che ce l'abbiamo esattamente qua. Solo che però è unito addirittura al cavaliere del vuoto. Però vabbè, già noi siamo arrivati al massimo. Ecco qua. Esatto, mago bianco, quindi 120% del mago bianco, dove prolunga del 12,5% gli effetti dei potenziamenti personali. Quindi molto molto buona come cosa. E poi ovviamente il cavaliere del vuoto e l'invocatore. Quindi questi saranno gli unici bonus che dovrete tenere a disposizione qui, nella classe del ninja. O per meglio dire, dello Jiraiya in questo caso. Cosa dobbiamo fare per farmare e per ottenere comunque gli equipaggiamenti di livello 500? Dato che, come potete vedere, siamo a livello 500 e il livello medio dell'equipaggiamento è 500. Dobbiamo affrontare questa missione tante e tante volte. Perché? Perché qui bisognerà uccidere i Gyactus. Uccidere i Gyactus in questo caso sembra molto difficile, ma grazie a questa build e grazie a questo stratagemma risulterà estremamente semplice. Inoltre possiamo aumentare anche i cimenti di Bahamut in questo caso, proprio perché dovendo eliminare soltanto i Gyactus possiamo skippare praticamente tutto il resto e avanzare velocemente nell'acquisto o soprattutto nell'ottenimento dei tesori draconici e dei tesori del vuoto, senza considerare anche i cristalli dell'anima che ci aiuteranno tantissimo non solo per progredire con i livelli, ma anche per sbloccare le difficoltà che ovviamente sono incluse in questo DLC. Ma andiamo a vedere come funziona effettivamente questo farming. Con queste classi e questo farming vi risparmierete un sacco di tempo. Io è da un po' che sto iniziando a farmare in questo modo e devo dire che i risultati sono molto molto interessanti. Tra l'altro questa è una build che potete utilizzare tranquillamente anche per giocare fuori, nel senso anche per affrontare boss, recuperare magari anche recuperare in generale anche degli eventi che non avete fatto o tutto quello che vi interessa, proprio perché avrete la possibilità specialmente di poter shottare tutto quello che si muove. Piccola cosa che non vi ho detto è che in tutti gli equipaggiamenti, se riuscite man mano che andrete avanti nel vostro farming, cercate tutte quante le passive, come le potete vedere lì, quelle in arancione, dove vengono potenziati i danni dello Zantenzuken in questo caso, o la riduzione del cooldown dello Zantenzuken. Quindi tutto quello che voi ottenete con danni inferti da Zantenzuken e riduzione cooldown, tenetelo, perché tramite la fusione, che è appunto una meccanica che è stata introdotta con l'ultimo DLC, avrete modo di progredire molto più velocemente nella vostra build in generale. Tra l'altro la mia build non è ancora neanche al 100% perché mi manca un po' il cavaliere del vuoto, cosa che andrò a sistemare non appena trovo gli ultimi due emblemi. Vediamo anzi se li troviamo insieme. Cosa dobbiamo fare? Prima di cominciare qualsiasi livello, prima di cominciare qualsiasi scontro con il boss, dobbiamo, tramite il ninja, effettuare la tecnica miracolosa. Effettuare la tecnica miracolosa e poi successivamente cancellare l'azione con triangolo ci consente, come potete vedere, di incrementare i nostri MP massimi. Questo perché ci serve? Perché ovviamente la tecnica dello Zantenzuken andrà a consumare PM, quindi noi ricaricandoli tutti all'inizio avremo modo successivamente di poter attaccare più volte. Inoltre la tecnica, in questo caso la tecnica miracolosa, ci consente praticamente di non farci colpire per 3 attacchi consecutivi. Molto molto utile, e tra l'altro non scade, quindi è un potenziamento che dura praticamente all'infinito. Ed è molto utile soprattutto per caricare il nostro Zantenzuken, specialmente se non abbiamo un cooldown ridotto o non abbiamo la possibilità di effettuare potenziamenti particolari. Quindi effettuiamo la tecnica e cancelliamo l'animazione. Come potete vedere, nel momento in cui cancelliamo l'animazione, la nostra barra di MP massimi aumenta e cresce. Una volta che cresce al massimo, ripristiniamo tutti gli MP
effettuiamo nuovamente la tecnica miracolosa e adesso siamo pronti. Se volete buffarvi, perché comunque magari volete buffarvi in un modo o nell'altro, i buff che vi consiglio sono questi. Colpi potenti, Tai Chi della rivelazione e delirio. Delirio più che altro per ridurre cooldown quando ancora non avete le passive per ridurre il cooldown di Zantensuken, e poi colpo potente Tai Chi della rivelazione per appunto fare più danno. Quindi in questo caso io direi di mettere soltanto un delirio, che come potete vedere mi costa di meno quando effettuo la tecnica grazie ai bonus sinergia, e dopodiché andiamo a cercare i Gyactus. I Gyactus solitamente si trovano, il primo, esatto, si trova solitamente in questa posizione, quindi lo shottiamo, come potete vedere carichiamo lo Zantensuken e lo shottiamo. Poi se vi servono gli emblemi vi consiglio di aprire i forzieri che si trovano qua. Ovviamente io non ho trovato i miei emblemi che mi servono. A me me ne servono due del Cavaliere del Vuoto, però vediamo se li troveremo insieme. Il secondo Gyactus solitamente si trova qua e lo shottiamo. Poi qui c'è un altro forziere che possiamo aprire per emblemi se vi servono. Ricordate che abbiamo Guerriero del Ritorno. Cacchio, a me serve Guerriero del Vuoto. Andiamo avanti. Vi farò vedere anche dove si trovano in modo alternativo i Gyactus, perché ovviamente non spawnano sempre nelle stesse zone. Possono spawnare anche da altre parti, quindi vi farò vedere anche dove possono spawnare altrimenti. Poi, qui abbiamo un altro forziere, se vi servono gli emblemi potete prenderlo subito, molto rapidamente. L'emblema del guerriero che non ci serve. Vedete, siamo stati colpiti, però abbiamo ancora due attacchi a disposizione. L'altro Gyactus solitamente si trova qua. Eccolo lì. Ok, in questo caso abbiamo avuto uno spawn favorevole. Fate attenzione a non farvi shottare. E come potete vedere abbiamo praticamente finito la missione. Molto molto facile come farming. Vedete, non vi costa praticamente nulla. Effettuata la tecnica dello Zantensuken col distruttore, shottate il Gyactus da un po' più lontano ovviamente, non fatevi vedere dal Gyactus perché altrimenti inizierà a scappare, invece se lo colpite da un po' più lontano lo potrete shottare tranquillamente. E come potete vedere, ogni volta che avremo completato questo farming ci ritroveremo con cristalli dell'anima, tesoro draconici, tesori del vuoto, e possiamo ricominciare a farmare come e quando ci piace. Man mano che andremo avanti, l'altra cosa che vi raccomando è andare a scambiare i vostri punti con ovviamente gli oggetti e gli accessori di Bahamut. Di Bahamut. Proprio perché questi accessori hanno molta più probabilità di avere le passive che vi servono. Infatti in questo caso, come potete vedere, io ho trovato anche il consumo di PM di Zantensuken. In questo caso mi è capitato in una katana, quindi io non credo di poter fondere una katana con un'ascia, quindi è un po' uno spreco. Però se trovate ovviamente le passive che vi servono dall'equipaggiamento, io l'avevo trovato qua se non mi ricordo male. Ecco qua, danni inferti da Zantensuken. Ecco, in questo caso, per esempio, abbiamo la passiva sugli stivali addirittura per effettuare più danni con lo Zantensuken. E questo è molto comodo, soprattutto se abbiamo un'arma con doppia passiva. Ci saranno addirittura le armi e gli equipaggiamenti, da quello che ho visto, anche con tre passive, solo che a me ancora non ne sono uscite. Però una volta che voi avrete accumulato i vostri tesori potrete scambiare e poi fondere gli equipaggiamenti. Perché fondere gli equipaggiamenti? Fondere gli equipaggiamenti per ottenere le passive che vi servono e poi successivamente anche le affinità di classe. Quindi avrete modo di farmare le vostre classi e di farmare la vostra build molto più facilmente. Infatti da questo momento in poi, se noi andiamo alla fucina e andiamo a fondere per esempio i nostri oggetti, vi faccio un esempio che è quello che dovrò fare io appena avrò i miei emblemi. Come potete vedere, il mio cappello rosso, che in questo caso ha due slot di passive extra, quelle arancioni, devo fonderlo praticamente con questo per ottenere la passiva e l'affinità in questo caso di Cavaliere dell'Abisso. Infatti quando si fondono due equipaggiamenti, che cosa succede? Si può scegliere di prendere
una passiva arancione se avete gli slot ovviamente disponibili. Quindi in questo caso io ho preso i danni inferti da Zantenzuken. Il secondo slot in questo caso lo lascio vuoto perché non ho niente che mi interessa, e poi potete scegliere anche le passive. Inoltre queste passive sono le raccomandate su tutti gli equipaggiamenti, ragazzi. Dovete mettere queste abilità passive in tutti gli equipaggiamenti. Se non sapete come si fa, vi farò vedere anche come cambiare, modificare e potenziare tutte le passive. Quindi forza, danni inflitti a rischio KO, che è la passiva che si attiva con il guerriero dell'abisso, e poi danni inflitti con attacchi caricati, dato che lo Zantenzuken è per l'appunto un attacco caricato. Quindi scegliamo sempre le stesse passive e poi le affinità. In questo caso, come potete vedere, mi mancano due emblemi di Cavaliere Oscuro, o Cavaliere dell'Abisso, in questo caso, perché è la sua variante Dark. Quindi mi mancano due emblemi di Cavaliere Oscuro, poi le code di topo, che si possono acquistare con i tesori draconici, dato che ne farmerete un sacco, quindi non saranno un problema, e i cristalli dell'anima, che anche in questo caso non saranno un problema. Una volta fatto questo, come potete vedere, io posso mantenere le mie affinità, però in questo caso posso cambiare i miei equipaggiamenti e quindi costruire la mia build molto più facilmente. Così se trovo un equipaggiamento buono e voglio mantenermelo, posso semplicemente cambiare le affinità e quindi riuscire a risparmiare tempo e soprattutto anche delle risorse in questo caso. Va bene, in questo caso ancora non posso fare nulla. Però vi spiego anche come cambiare le passive dei vostri equipaggiamenti. Quindi, sempre sulla fucina, bisogna andare su Cambia un effetto speciale. E come potete vedere abbiamo tutte praticamente le nostre armi e tutte le nostre armature che abbiamo a disposizione e possiamo cambiare le passive. In questo caso, come potete vedere, si possono cambiare tutte e tre. Quindi nel momento in cui si cambiano, scegliete Forza, poi successivamente danni inflitti a rischio KO e infine danni inflitti con attacchi caricati. Quindi sostituitele tutte e tre e dopodiché uscite. E poi, questo è per potenziare l'affinità, potenzia l'effetto speciale. Quindi nel momento in cui poi noi avremo, in questo caso, ora vediamo se io posso potenziarle addirittura. No, più recenti, ecco, livello di equipaggiamento. Ecco, danni inferti da Zantenzuken, per esempio, ecco, li possiamo aumentare. Vedete? E praticamente facciamo il potenziamento di tutti i nostri, di tutte le nostre passive. In questo caso sono già tutte potenziate al massimo e quindi piano piano avrete modo di costruire la vostra build perfetta. Detto questo, non credo di avere altro da dirvi, non c'è molto che in questo caso dobbiamo ancora sottolineare, quindi vi auguro buon farming, spero che questa guida possa esservi utile, possa esservi d'aiuto. Se c'è qualcosa che ho dimenticato o qualcosa che ovviamente volete chiedermi, utilizzate tranquillamente i commenti qua sotto. Detto questo, noi ovviamente ci rivediamo con un prossimo video o con una prossima live sul mio canale Twitch. Bye bye!